Buon pomeriggio ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion. Oggi è mercoledì 13 novembre. Il cielo fuori piange e piange perché ha scoperto che siamo nella pausa nazionale. Un bellissimo momento per tutti noi. A parte questo, oggi ragazzi siamo qui riuniti per parlare di calciomercato perché sono uscite ultimamente delle notizie che voglio andare a commentare un po' insieme a voi. Prima di cominciare però vi ricordo come sempre le solite raccomandazioni, mi raccomando l'iscrizione al canale, c'è tipo il 50% di voi che guarda i video ma non è iscritto, fatelo mi raccomando perché mi fate un favore, è totalmente gratis, non vi chiedo soldi, e attivate poi la campanella perché ogni tanto YouTube con le notifiche, ogni tanto le manda, ogni tanto no, quindi nel dubbio attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito e partiamo dalla prima notizia che riguarda il Real Madrid. E voi direte che ci azzecca il Napoli con il Real Madrid? Un attimo. Allora, ragazzi, il Real Madrid ha un serio problema per quanto riguarda i difensori, perché ha fuori Carvajal, Alaba e recentemente si è infortunato anche Militao. Se non sbaglio anche lui si è rotto il crociato, quindi al momento il Real Madrid ha come unico difensore centrale Rudiger. Il Real quindi si sta muovendo perché vuole prendere un difensore centrale proprio urgentemente. Si sono fatti dei nomi, si è fatto il nome di Laporte che sta in Arabia Saudita, si è fatto il nome di Sergio Ramos che attualmente è svincolato, si è fatto il nome di Gila della Lazio e si è fatto poi il nome del pur bravo Hermoso, ricordate? E poi si è fatto il nome di un giocatore del Napoli che è Rafa Marin. Ora, io sinceramente a questa notizia non ci credo tantissimo per una serie di motivi. Allora, innanzitutto, ragazzi, Rafa Marin è arrivato a Napoli con una formula particolare, abbastanza fantasiosa. Tra le varie clausole presenti nel contratto c'è quella famosa clausola di recompra che il Real Madrid ha a suo favore. Quindi, verosimilmente, potrebbe accadere magari a gennaio che il Real arriva, attiva la recompra e si riprende Rafa Marin. Potrebbe succedere, però dico delle cose. Allora, innanzitutto, Rafa Marin a livello di liste, che le famose liste di registrazione delle rose, lui è fondamentale perché è un under, quindi non va a occupare degli slot e tu attualmente hai zero slot disponibili. Vi ricordo che c'è sempre il famoso Mario Rui, che è finito appunto fuori rosa perché non c'era più spazio. Quindi andare a perdere Rafa Marin significherebbe andare a perdere un giocatore che nelle liste ti è molto molto comodo. Dovresti andare a prendere un altro under 23. A Napoli non sta trovando spazio, è vero, però perché non sta trovando spazio? Perché secondo me ormai il Napoli ha trovato delle certezze. Cioè, noi attualmente abbiamo Buongiorno e Rachmani, che sono la coppia dei difensori titolari, sempre parlando della difesa a 4, perché io questo tarlo della difesa a 3 me lo tengo sempre lì. Però parliamo di difesa a 4. Buongiorno Rachmani. Ora, Buongiorno gioca anche se c'ha tutti i crociati scassati. Rachmani è comunque un giocatore che per importanza nello spogliatoio, per vecchiaia tra virgolette, è il titolare. Cioè, Rachmani comunque sta qui da un sacco di anni. E anche a livello, diciamo, gerarchico, a livello di importanza nello spogliatoio, è il titolare vicino a Buongiorno. In questo momento, quindi, Rafa Marin addirittura potremmo considerarlo il quarto della gerarchia perché è stato scavalcato da Juan Jesus. È normale che non stia trovando spazio perché, ripeto, c'hai Buongiorno e Rachmani davanti che sono i titolari inamovibili. Giochi poi una volta a settimana, quindi non c'è tutta questa necessità di fare il turnover. Rafa Marin finora ha giocato soltanto in Coppa Italia contro le riserve del Palermo. Ricordiamoci poi le parole di Conte, che ha fatto palesemente capire che Rafa Marin non è ancora pronto per partire dal primo minuto per diventare il titolare nel Napoli. Secondo me il Real Madrid, se vuole prendere un giocatore, io penso che andrà su qualcuno di un po' più pronto, di un po' più esperto. Cioè, vedo più verosimile un Sergio Ramos che un Rafa Marin. Oppure lo stesso Gila. Oddio, Gila spero di no perché ce l'ho al fantacalcio. Però Gila, per esempio, è già più pronto di Rafa Marin. Quindi io, sinceramente, questa notizia la volevo riportare perché verosimilmente potrebbe succedere, ma non credo che succederà. Rimaniamo sul tema difensori centrali e andiamo a parlare invece di un giocatore che potrebbe
essere un colpo nel mercato di gennaio. Il Napoli, ragazzi, secondo il quotidiano Globo Esporte, che sarebbe un quotidiano brasileiro, starebbe pensando di fare un colpo a gennaio dal mercato brasiliano. Parliamo di Vitão. Vitão praticamente, ragazzi, è un difensore centrale 24enne che attualmente gioca nell'Internazionale, quindi gioca in Brasile. Lui di base è un difensore centrale di piede destro, però diciamo è un po' simile a Rafa Marinho, cioè è un centrale di piede destro che però sa giocare sia sul centro-destra che sul centro-sinistra e ha giocato anche terzino destro durante la sua carriera. Ha avuto un passato allo Shakhtar Donetsk, quindi una piccola esperienza europea l'ha avuta, e attualmente ha un valore di mercato di 8 milioni, quindi proprio bassissimo, e il suo contratto scade a dicembre 2026. Punto numero 1, 24 anni, quindi non è un under 23. Quindi a livello di liste, se vuoi prendere Vitão, devi cedere qualcuno, devi far fuori qualcuno, andando a esclusione. Il giocatore che verrebbe escluso, secondo me, è Juan Jesus, perché comunque avevo letto di un articolo che appunto diceva che il Napoli sarebbe disposto a offrire all'Internazionale Juan Jesus, fare uno scambio Juan Jesus all'Internazionale e Vitão appunto al Napoli, più un conguaglio. Diciamo che Juan Jesus comunque è entrato nella fase, no, conclusiva della sua carriera, e se non sbaglio, lui in passato ha detto di voler tornare in Brasile. Questa cosa potrebbe essere abbastanza verosimile come notizia. Dall'altra parte, però, qualcuno potrebbe dire: questo è il Nathan 2.0, no? Perché prende un difensore centrale brasiliano dal Brasile. Ricorda un po' la situazione Nathan. Ora, io non lo so, sinceramente, perché comunque ogni calciatore ha la sua storia. Cioè, non è che mo tutti i difensori centrali brasiliani che vengono dal Brasile sono tutti come Nathan. A parte che comunque Nathan, io rimango della mia idea, gli è stato dato poco tempo, perché comunque al Siviglia, sì, ogni tanto qualche stronzata la fa, però nel complesso si sta comportando bene. E ricordiamoci comunque che Conte lo voleva tenere Nathan, però è stato costretto a darlo via perché Juan Jesus non si è riuscito a piazzarlo. Quindi nelle idee del Napoli c'era quello di tenere Nathan. Noi non possiamo sapere se questo calciatore è o non è il Nathan 2.0. La differenza però rispetto allo scorso anno è che tu hai Conte, che può magari plasmarlo a suo piacimento questo calciatore. Parliamo comunque di un 24enne, quindi dei margini di miglioramento ci sono ancora. Siamo in una situazione ambientale oggi che è totalmente diversa da quella dell'anno scorso. Vitão non verrebbe a fare il titolare, perché Nathan l'anno scorso, per come erano andate le cose, sarebbe dovuto diventare l'erede di Kim. Poi abbiamo visto cosa è successo, però Vitão verrebbe a fare la terza barra quarta scelta. È già diverso rispetto al Nathan dell'anno scorso. Non lo so se arriverà, però se dovesse arrivare, io credo che verrà al posto di Juan Jesus, perché banalmente posti, slot nelle liste non ce ne sono. A piccola parentesi, il procuratore di Vitão è lo stesso di David Neres, è Bertolucci Sports, un'agenzia che appunto ha soltanto brasiliani barra portoghesi, e tra questi brasiliani c'è anche David Neres, quindi potrebbe essere questa una cosa che va a confermare appunto che Napoli lo vuole prendere. Vediamo se succede. A gennaio aspettiamo, e se arriverà ne parleremo in modo più approfondito. Detto questo, spostiamoci alla prossima notizia che riguarda un nostro calciatore. Ragazzi, parliamo di Anguissa. Questa forse è una notizia che è andata praticamente un po' in sordina, perché è passata così, senza abbastanza, diciamo, copertura mediatica. Ragazzi, Anguissa ha ufficialmente rinnovato il suo contratto col Napoli. Lo ha detto praticamente Il Mattino. Se ricordate, nel contratto di Anguissa, che scadeva a giugno 2025, c'era praticamente una clausola che permetteva l'estensione automatica del contratto per altri 2 anni, e questa clausola era unilaterale, quindi la poteva esercitare la società senza, diciamo, dover avere l'approvazione dell'altra parte. Quindi grazie a questa clausola adesso il contratto di Anguissa è stato esteso fino a giugno 2027 per altre 2 stagioni. E il Mattino ci ha detto anche che c'è stato un piccolo ritocco verso l'alto dell'ingaggio, perché dai 2,5 milioni di euro con questa estensione si arriverà a 2,7 milioni. Cosa importante da
da dire, il Napoli ha comunicato via PEC all'entourage del calciatore appunto questa volontà di esercitare la clausola. Vi ricorda qualcosa la PEC? Poi ovviamente il Mattino ha detto che nei prossimi giorni si incontreranno anche fisicamente Manna e l'entourage per appunto per confermare che vogliono estendere questo contratto. Diciamo che comunque questa cosa era abbastanza normale che succedesse, era solo una formalità, perché tu comunque avresti perso Anguissa alla fine di questa stagione. Tu a gennaio potevi rischiare di perderlo a zero. È comunque un calciatore che, nonostante comunque le sue pecche, è fondamentale nel Napoli. È un giocatore che comunque, quando sta al top in Serie A, è tra i migliori centrocampisti. E lo abbiamo visto 2 anni fa. Aggiungiamoci che è un punto fermo di Conte, praticamente non lo fa riposare mai. Quindi questa attivazione della clausola era abbastanza scontata, anche banalmente per non perderlo a zero. Quindi ci avresti perso dei soldi. Anguissa un valore ce l'ha, eh. Non è che stiamo parlando di un giocatore che vale 5 milioni. Detto questo, ultima notizia del giorno, parliamo di Osimhen. Non è una notizia clamorosa, diciamo, però è giusto un aggiornamento. Praticamente un quotidiano turco chiamato Sabahspor che avrebbe riportato delle dichiarazioni di Manna su il possibile trasferimento a titolo definitivo di Osimhen al Galatasaray. C'è questa notizia che il Galatasaray vorrebbe comprare Osimhen, visto il rendimento che sta avendo. Le dichiarazioni che avrebbe fatto Manna dovrebbero essere queste qui. La nostra porta è chiusa alla trattativa per Osimhen. Il Galatasaray al momento non ha il budget per pagare la cifra, che è di 75 milioni di euro. Sono tante le squadre che vogliono Osimhen, sono pronte a pagare questi soldi. Che il Galatasaray non avesse questi soldi penso che sia abbastanza scontato. Cioè, io non so chi è il proprietario, che disponibilità economica c'ha, però non credo che siano abbastanza ricchi da permettersi di pagare 75 milioni Osimhen più l'eventuale ingaggio, perché Osimhen comunque un ingaggio da doppia cifra lo vuole. Banalmente, ragazzi, Osimhen io non credo che sarebbe mai rimasto in Turchia, perché lo sa benissimo anche lui che il Galatasaray è stato uno step indietro di carriera. Quindi, diciamo, il Galatasaray è un modo per tappare, diciamo, tra virgolette, il buco quest'anno. Ma Osimhen ha tutti altri obiettivi, quindi non sarebbe mai rimasto al Galatasaray. Ora, queste squadre che vogliono Osimhen le conosciamo. L'Arsenal, che comunque c'ha bisogno di una punta. C'è il Chelsea. Quindi niente, aspettiamo e vediamo se già a gennaio succederà qualcosa. Però è una notizia che ci riguarda molto molto da vicino, ragazzi, perché è nel bene del Napoli che Osimhen venga ceduto. 75 milioni comunque una bella cifra, visto che tu comunque hai ammortizzato abbastanza il cartellino di Osimhen. Quindi sarebbe una cifra molto molto importante che potrebbe essere molto molto utile già a gennaio. Detto questo, ragazzi, proprio ultimissima notizia flash. Tuttosport ribadisce che il Torino continua a seguire Simeone e che vorrebbe comprarlo a gennaio per sostituire Zapata. Io sinceramente non me ne priverei di Simeone, specialmente con questo Lukaku che fatica a prendere il volo, ecco. Sotto porta non sarà il massimo, però almeno dal punto di vista della manovra, della fase offensiva, al momento si sta muovendo meglio di Lukaku. Quindi io sinceramente Simeone non me lo toglierei mai, perché Lukaku al momento non dà proprio tranquillità e garanzie. Stiamo molto attenti nel dare via Osimhen in questo momento. Detto questo, ragazzi, vi aspetto nei commenti, fatemi un po' sapere la vostra su tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi che è totalmente gratis e poi attivate la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Domani gioca l'Italia. E si sta parlando di un Buongiorno e di un Raspadori titolare dal primo minuto contro il Belgio. Forse gioca anche Lukaku domani, quindi Belgio-Italia potrebbe essere potenzialmente una partita ricca di calciatori del Napoli. Noi ci vediamo alla prossima. Buon mercoledì a tutti e sempre e comunque Forza Napoli!